Fornisce Olipoviani, trader indipendente. Buon pomeriggio Tony, bentornato sulle fonti. Buon pomeriggio e ormai possiamo dire anche buon fine settimana. Ciao Alexandra e grazie dell'invito. Buon fine settimana in effetti, ma manca mezz'ora. Spesso questa mezz'ora è la più interessante, te lo devo confessare, anche se non credo di vedere dei rimbalzi importanti in questa ultima mezz'ora di seduta. Intanto volevo semplicemente chiederti ecco, che cosa è che condiziona questa performance sui mercati, e cioè ti aspetti lo stesso scenario anche settimana prossima, che è la settimana della Fed? Estremamente sempre più difficile capire i motivi di condizionamento degli indici di borsa. Ti spiego subito perché. Hai parlato prima dei rendimenti delle obbligazioni e hai detto che il Bund è tornato negativo, e questo è impeccabile, è un dato oggettivo. In questo momento la Germania, proprio mentre sto parlando, è meno 0,07. Stati Uniti d'America, che abbiamo visto 1,85, 1,84 e mezzo, in questo momento 1,78. Quindi se avevamo detto fino a ieri o stamattina che l'ampliamento dei rendimenti delle obbligazioni costituiva un elemento importante per incentivare qualcuno a portare i soldi dall'azionario alle obbligazioni, il famoso There is not alternative, il TINA, oggi in teoria su un rimbalzo dei prezzi delle obbligazioni e quindi una lieve diminuzione dei rendimenti, non avremmo dovuto assistere a un apocalisse, perché l'Europa, che ci aveva abituato ad andare meglio dell'America, in questa settimana vede, in questo momento mentre sto parlando, 2,5% di DAX, 2,2%, e anche il nostro FTSE MIB oltre il 2% di perdita. Perde ancora il Nasdaq è estremamente volatile, e perde qualcosa anche lo Standard & Poor's su le bruttissime chiusure di ieri, e quindi i mercati continuano nella loro negatività. Evidentemente né l'inflazione, ma neanche i rendimenti delle obbligazioni sono un market mover fondamentale per le quotazioni, ma ci sono altri fattori generati dal fatto che le borse non possono progredire del 20, 18, 25% all'anno, perché poi assumerebbero dei valori non coerenti, e quindi si arriverebbe a una bolla, e quindi ci sono delle discese. La miccia di oggi, il propellente, è stata Netflix, perché quando un titolo storico dei FANG, perché quando noi diciamo FANG, diciamo Facebook, Apple o Amazon, o Apple Amazon, si dice FANG, Netflix e Google. E quindi Netflix, anche se ha una capitalizzazione differente dai grandi del Nasdaq, perché siamo sui 240, a seconda del valore, $200.000, non siamo nel club del trilione, però quando Netflix ti dà una guidance negativa e ti dice che anche nell'ultimo trimestre il numero di abbonati sono diminuiti, gli umori del mercato, in un momento in cui il mercato non va bene, si amplificano, e quindi c'è una diminuzione. Questo qui, e quindi dei motivi io li legherei all'emotività di alcuni operatori che vedono la prima trimestrale dei FANG, la prima, perché i bancari abbiamo visto chiaroscuri un po' più brutti del previsto, però alcune banche come Wells Fargo o le ultime due di ieri con dei risultati discreti, buoni. Però noi sappiamo che la prossima settimana sarà la settimana delle trimestrali, e quindi
l'ombra di Netflix per emulazione si potrebbe espandere anche alle altre grandi aziende. Ecco. E è questione di emotività, secondo me. Dunque, abbiamo visto settimana scorsa, anzi, scusate, questa settimana le trimestrali bancarie fortemente impattate in maniera negativa anche dalla stessa inflazione, perché di conseguenza sono aumentati gli stipendi e insomma si sono lamentati un po' tutti dei costi dell'operatività. Come cambia il nostro portafoglio appunto a prova dell'inflazione? Tony, tu hai cambiato il tuo posizionamento sul mercato, sappiamo bene dal nostro ultimo incontro appunto che le utilities le hai messe un po' da parte, dico anche giustamente, fortemente penalizzate dalla crisi energetica a cui stiamo assistendo in particolar modo in Europa. Ma come cambiano i nostri portafogli? Bisogna, come dire, fare una rotazione o meno? Bah, sai, lì è in base anche alla quota del alla moda del momento, però bisognerebbe vedere adesso. Le banche importanti, alcune sono state negative, ricordiamo JP Morgan, ricordiamo anche BlackRock, che poi più che una banca è un fondo che gestisce appunto asset di altri, gestisce 10.000 miliardi. Io non sono sempre abbastanza dell'idea che i finanziari tutto sommato siano da tenere, e anche se le trimestrali delle banche americane per quattro settimi sono state negative, per un pochino almeno quelle più importanti, generalmente negative, alcune anche sono piaciute, credo che i finanziari che hanno già un po'... Ma scusami se ti interrompo, parlando di finanziari, volevo appunto chiederti, stiamo vedendo Intesa San Paolo che tutto sommato, se andiamo a paragonare la performance di Intesa nel corso di questa giornata alla performance del resto dei titoli, si nota che effettivamente Intesa tiene abbastanza, cede soltanto lo 0,4%, però ti vorrei chiedere un parere su questo target, direi ambizioso, di Morgan Stanley per quanto concerne Intesa, 3,3 euro, attualmente a 2,54, sei d'accordo o meno, proprio in vista anche del nuovo piano industriale di 3 febbraio, 4? Oddio, 3,3, ho paura di dire poi una cifra che anche i nostri telespettatori si ricorderanno, 3,3 è tanto, perché... 2,5,3,3 sono 80 centesimi su, vuol dire un altro 33% in un contesto tutto sommato non positivo. Io sono positivo già, infatti te lo ricordavi, su tutte le banche e Banca Intesa, se noi andiamo a vedere tutto sommato questo, la sua tenuta 2,54,3, teniamo conto che ha anche staccato due volte i dividendi quest'anno, è un prezzo che negli ultimi tempi è di tutto rispetto. Io continuo a essere favorevolissimo alle banche, comprendiamo anche Unicredit o qualsiasi altra banca, anche italiana, che sia quotata in Italia o anche all'estero, però a me piacciono di più Banca Italia, per cui rispondo favorevolmente. 3,3 bisogna vedere quanto, forse nel 2022 è un po' ambizioso, perché parliamo del 30%, più sappiamo che Banca Intesa staccherà dei nuovi dividendi importanti sui 19 centesimi, per cui vorrebbe dire un 3,5, però io credo che le banche siano una delle migliori scelte da fare proprio per in questo contesto di lieve o importante aumento dei tassi, questo lo vedremo, nessuno lo sa, del 2022, che devono inevitabilmente favorire il comparto finanziario ma anche assicurativo. Ecco, in effetti hai detto bene, anche assicurativo, appunto c'era stato fatto un accenno al bank assurance appunto da parte di Intesa San Paolo. Giusto per capirci, per quanto concerne invece il comparto delle utilities, bisogna riposizionarsi, bisogna riconsiderarli, abbiamo visto il governo che ha
stanziato nuove misure proprio nel corso di ieri, oggi approvate, per ecco, sostenere le famiglie a causa di questa crisi energetica. Abbiamo già saputo che gli extra profitti sono stati messi da parte, che questo avrebbe potuto penalizzare ulteriormente, diciamocelo, le società in termini di performance. Dunque, sulle utilities, come bisogna prenderle con le pinze? Questo, allora, proprio per essere seri, allora le utility, e in particolare parliamo di Enel, ma va bene anche Italgas, va bene Era, va bene anche Snam, le utilities più importanti italiane soffrono, come tutte le utilities europee. Abbiamo visto anche l'utility francese che hanno preso Energie de France, si chiama EDF, che ha preso delle batoste, ricordiamo Endesa spagnola, hanno preso delle batoste perché i governi possono, a tramite organi pubblici, cercare in qualche modo di alleviare, di diminuire il sacrificio dei cittadini verso gli incrementi delle bollette. Incrementi, io ho fatto un post sabato scorso, un post sul mio profilo Facebook, è stato guardato tantissimo, dove anche io ho ricevuto le bollette relativamente al periodo di dicembre, e effettivamente era importantissimo l'incremento di prezzo che ho avuto per una bolletta di un solo mese. Parliamo di una famiglia normale, in una casa normale, più di 500 euro per luce e gas. Questo inevitabilmente grava anche su Enel, sulle altre utility, perché evidentemente si ha paura, e che è una paura giustificata, che la gente non riesca, mediamente, o una gran parte di persone, a sostenere questo incremento incredibile di prezzi. Certo. Ed è incredibile perché gli viene a togliere il potere di acquisto, e questo poi di catapulta, di conseguenza va anche sull'economia reale. Detto questo, io non riesco a capire quanto possa perdurare questo importante aumento dei prezzi del natural gas, ma anche il petrolio incide, o delle materie prime che incidono direttamente per le bollette. Non si può sapere, nessuno lo può sapere, e non è detto neanche che ci sia un ritorno ai prezzi di una volta. E quindi è conseguenziale che questa debolezza che hanno le utilities sia legata per grande parte a questa faccenda. Devo dire però che Enel anche ieri ha chiuso a 7 euro. E 7 euro in questo contesto qui, di borse almeno per gennaio abbastanza in affanno, sta a significare che gli investitori ancora tengono a questo titolo, per cui la price action, almeno io faccio riferimento agli ultimi 2-3 mesi anche di Enel, Era e Italgas, non è una price action dal punto di vista tecnico che lascia pensare a un abbandono del titolo. Evidentemente poi, se cominciamo a vedere le botte su meno 20% di Netflix, il Nasdaq che ti perde 1500 punti, lo Standard Poor's che ti perde 300 punti, e le cose di un contesto di azionario abbastanza negativo, a questo punto si soffrono tutti, compreso anche le utility. Ecco, un'ultimissima domanda invece sul mercato obbligazionario. Io direi un po' più interessante. Questa settimana abbiamo visto, dopo 3 anni, il bond decennale positivo per un bel po' di tempo, poi adesso è sceso nuovamente in territorio negativo, però non è questo il punto. Cioè, stiamo notando dei rendimenti un po' più attraenti, se vogliamo dire, negli Stati Uniti. C'è chi dà dei target addirittura del 2,5%.
Attualmente il trentennale a 2,08, stiamo parlando del T-note, il decennale italiano anche interessante ad 1,35, ma era ad 1,4 solo una giornata fa. Lo spread tra il BTP e Bund a 140 punti base. Insomma, c'è un mercato obbligazionario un po' più attraente a tuo avviso rispetto all'equity, e potrebbe cambiare in qualche modo gli scenari anche dell'azionario di conseguenza? Alexandra, voglio essere molto chiaro su questa ultima tua domanda, perché poi volevo esprimere quello che è il mio pensiero. Al momento i mercati azionari non sono scesi per colpa del fatto che il Bund è andato a zero, o per colpa del fatto che l'US, il Treasury Bond 10 anni americano sia andato a 1,84. Non è questo assolutamente un problema, anzi, con l'inflazione che c'è, abbiamo i tassi reali di rendimento delle obbligazioni negativi come non sono mai stati nella storia, per cui record storici negativi in una cosa impensabile, e questo favorirebbe in teoria l'afflusso del denaro nelle azioni come è successo negli ultimi anni. Quindi io mi svincolo come analista fondamentale da dire che l'incremento del rendimento delle obbligazioni, che è ridicolo rispetto ai problemi che ci sono di inflazione, possa aver influenzato l'andamento della borsa. Questo è per dirti. Quindi in questa giornata qui, e questo è un fatto per me importantissimo, dove vedo che il rendimento delle obbligazioni del T-note americano passa da 1,85 a 1,75, 1,76, lo voglio guardare per esattezza, perché no, è ad 1,75 precisamente, 1,75 e mezzo, 1,76, per cui ha perso 10 pips di rendimento. E dove l'hai detto te esattamente prima, la Germania ha un rendimento di nuovo negativo 0,07, come James Bond. Numero significativo, questo è un target importante. Se fosse stato un dramma questo aumento, come qualcuno poteva anche dire, dei rendimenti, oggi le borse avrebbero rimbalzato insieme ai bond come prezzo. Invece c'è un qualche cosa che evidentemente i mercati sono molto più intelligenti di noi, stanno percependo, e due sono i fatti, e qui chiudo: A, motivi di interesse geopolitico, e potrebbe essere la alta tensione che non viene, vedo, ricordata tanto tra Stati Uniti e Russia. Ma perché adesso è un po' più importante forse il rapporto Stati Uniti-Cina, non Stati Uniti-Russia, ormai la guerra fredda è finita da un bel po' di tempo. lo so, però se partono le sanzioni, non dico che succeda niente, ma anche Stati Uniti-Cina, Russia-Cina, tutto quello che vuoi, però io dico che non sono le obbligazioni che hanno fatto scendere le borse, dico che le borse sono scese perché è normale che ogni tanto scendano, o forse perché percepiscono o situazioni geopolitiche di tensione, poi vedremo quale sono, e potrebbe vedere anche questi discorsi che fanno tra Putin, Biden, magari un fuoco di paglia, non succederà niente, che potrebbero portare a ulteriori sanzioni economiche, quindi potrebbero scatenare un ulteriore aumento delle materie prime, e qui sarebbe un disastro, i motivi li abbiamo spiegati prima parlando delle utility italiane. Oppure, visto che le obbligazioni, a mio avviso le obbligazioni stanno andando benissimo, cioè le obbligazioni rispetto al clima, all'inflazione, a tutto quello che ai quattro aumenti di tassi che deve fare la Fed, le obbligazioni stanno andando benissimo, tengono, le obbligazioni è un miracolo, e allora non vorrei che si potesse cominciare a parlare di diminuzione dell'aumento del prodotto interno lordo di economia che nel 2022, magari nel secondo trimestre, potrebbe presentare delle situazioni negative, e quindi in questo stato di inflazione, per dirla tutta, anche di stagflazione.
Questi sono i motivi per cui vediamo le borse molto molto incerte, non per i rendimenti delle obbligazioni, almeno questa è la mia idea. Assolutamente sì, no, concordo assolutamente con te, poi alcune correlazioni si sono completamente distrutte nel corso del 2021, specie nell'ultimo trimestre, e dunque era doveroso fare il punto anche sul mercato obbligazionario, perché effettivamente se dovessimo vedere dei rendimenti USA superiori al 2% potrebbero rendersi ben più attraenti rispetto a ciò che sono attualmente. Questo era ovviamente tutto, grazie come sempre Tony, grazie per essere stato con noi, buon weekend, perché ci siamo e alla prossima. Grazie per l'invito, è stato un piacere. Ciao Alexandre, buon weekend a tutti le fonti TV. Ciao. Grazie come sempre.